Nicolò Lauteri, un viaggio nell'animo umano, così lo definiscono Di Gangi e Giacomazzi questo Macbeth. In questo viaggio nell'animo umano, chi è il tuo personaggio, Banco? Il mio personaggio Banco lo vedo come un personaggio dalle mille sfaccettature perché comprende una parte forte, drammatica, iniziale, dove lui vede questa parte strana del carattere che ha Macbeth iniziale, del suo appunto vero amico, che poi alla fine lo va a tradire, che lo fa uccidere dai suoi sicari. E anche un'altra parte invece di grande protezione e sensibilità verso suo figlio Fleanzio, che riesce a salvare facendolo scappare via nella foresta oscura dove erano impegnati in una cavalcata. Banco si trova in dote una delle arie più belle per basso di Verdi, come dal ciel precipita. Come dal ciel precipita, un'aria bellissima in mezzo al secondo atto, dove lì esprime tutto il suo terrore, e anche se già aveva capito tutto dalle streghe iniziali che toccava a lui la sorte della morte nel cammino successivo dell'opera. E poi la comparsa nel corso del banchetto, quasi come da un film horror. Da film horror, sì, due comparse nel banchetto e poi un'altra dopo gliela fa sempre esterna a Macbeth, che poi lo porterà in una grande confusione mentale perché solo lui vedeva il fantasma durante la festa. E Lady Macbeth, la perfida Lady Macbeth, cercava di tranquillizzare suo marito, però era troppo sopraffatto da questo pensiero, da questa figura importante di Banco, suo vero amico, che poi ha preferito pugnalarlo alle spalle.